Allora, sconfiggi Super 4 di Unima, arrivi al castello di N, Reshiram reagisce alla presenza di Zekrom, lo catturi, sconfiggi il Team Plasma. Lineare, no? Ma se vi dicessi che esiste un improbabilissimo finale di Pokémon Nero e Bianco che verosimilmente nessuno di noi ha giocato con le proprie mani? Io sono, sfortunatamente, ancora una volta Axo, non mi dilungherò sull'assenza perché praticamente ormai sapete tutto e non sono stato bene, tre sarebbe stato più un meme che altro, insomma, vogliate perdonarmi, la salute è quella che è. Ma comunque, oggi parliamo di rare, rarissime evenienze nei giochi Pokémon. Easter egg, probabilità microscopiche che un determinato evento accada, sono cose che da sempre ci affascinano nei videogiochi perché ci fanno sentire speciali, unici. E in questo la saga Pokémon è sempre stata fortissima grazie al concept di base di un gioco Monster Collector. Trovare un Pokémon cromatico è l'esempio più lampante. Ci sono tuttavia alcune cose all'interno dei giochi volutamente accessorie, veramente rare. Ne ho raccolte alcune. Fatemi sapere se le conoscevate, se vi sono capitate e se ne conoscete altre. Partiamo dal classico dei classici, il Montanaro sulla funivia di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Per raggiungere il Monte Camino nei giochi dovremo infatti prendere la suddetta funivia, che ha un'animazione di salita dedicata. Con una possibilità su 64 sarà possibile vedere un avventuriero intento a scalare la montagna a piedi. Non è dunque particolarmente raro, ma realisticamente quante volte la prendete la funivia, scusatemi. Parliamo tra l'altro di giochi usciti prima della diffusione di massa di internet nelle abitazioni, quindi posso solo immaginare quanti bambini non creduti a ricreazione dai compagni di classe avranno sostenuto di aver visto questo fantomatico avventuriero. Oltretutto, secondo i piani di Game Freak, sarebbero dovuti comparire anche Puciena in Rubino e Zaffiro e Zigzagoon in Smeraldo. Ma, stando a Bulbapedia, questo non accade a causa di un bug. Un classico. Restiamo a Hoenn con un'altra leggenda per la mia generazione quando eravamo ragazzini. L'isola Miraggio. Ci troviamo a sud, più precisamente nel percorso 130, ovviamente manco a dirlo, un percorso marino, ed è qui che talvolta, più tal che volta, apparirà l'isola Miraggio. Ogni giorno, non appena premeremo un tasto nel menu iniziale di Pokémon Rubino, Zaffiro o Smeraldo, il gioco genererà un numero compreso tra 0 e 65.535, valido fino alla mezzanotte, dopo la quale ne genererà un altro. Senza entrare troppo nel dettaglio informatico, come riporta Pokémon Central Wiki, qualora questo numero dovesse corrispondere con i primi due byte del valore di personalità di uno dei vostri Pokémon, saranno soddisfatte le condizioni perché appaia l'isola. Ne traiamo dunque che la probabilità che ciò accada è di 1 su 65.535 per ogni Pokémon. Ipotizzando che abbiate un team completo di 6 mostri, saliremmo a 6 su 65.535 o, semplificando, 1 su 10.923. Tutto questo solo per esplorare un'isola praticamente vuota e fine a se stessa. Su di essa non troveremo più di una bacca Leech, che attenzione però è l'unica di tutto il gioco, e potremo catturare selvati con Why Not. Semplicemente meraviglioso, tutto per la gloria. Vabbè, questa ci abbiamo sperato tutti da bambini e probabilmente ci speriamo ancora. Nei giochi di seconda generazione viene introdotta la lotteria a cui possiamo partecipare alla Torre Radio di Fiordoropoli. Questa tradizione è stata mantenuta anche nei giochi successivi e solitamente il premio massimo è una Master Ball. Come si vince, però? Un numero a 5 cifre viene estratto a caso tra 00000 e 9999. Se questo corrisponde all'ID di uno dei nostri Pokémon, allora Master Ball. Però deve corrispondere esattamente, altrimenti si potrebbe comunque vincere uno degli altri premi, ma non la Master Ball. Con un po' di semplice matematica deduciamo che le nostre possibilità, utilizzando solo Pokémon da noi catturati e quindi tutti con il medesimo ID, sarebbero di ben 1 su 100.000. Tanti auguri. Ehi Siri, puoi ricordare alla gente di iscriversi al canale, per favore? Perfetto, l'ho aggiunto su promemoria. No, non a me però, lo devi aggiungere a loro. Ragazzi, se vi sta piacendo il video, mi raccomando, ricordatevi, è importante, mi fate un piacere, è gratuito, sono contento, ciao. Siamo d'accordo, sì che sono sempre peggio sti spezzoni. Andiamo in quarta generazione, per essere più precisi, nella Johto rimasterizzata di Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Una delle lamentele più frequenti che i fan hanno rivolto alla casa di sviluppo per quanto riguarda la generazione numero 2 è l'impossibilità di catturare alcuni Pokémon della regione prima del post-game. Nonostante questo, Heart Gold e Soul Silver tengono fede ai giochi originali del 1999, mantenendo pressoché invariati la gran parte degli spawn dei Pokémon. E una fra tutti ha un retrogusto più di presa in giro che di aiuto ai giocatori,
Viapoli. Probabilmente saprete, siccome è diventato noto ai più nel corso degli ultimi anni, che a Violapoli è possibile sbloccare delle ricompense segrete grazie a Primo nel centro Pokémon. Queste saranno alcuni sfondi per i box del PC, un uovo di Merip, un uovo di Wooper e un uovo di Slugma, che altrimenti non avreste potuto ottenere prima di Kanto. C'è un piccolissimo problema. Per riceverli dovrete beccare nella infinita lista di parole preimpostate dal gioco proprio le 4 che Primo vuole sentire in quel momento. Da cosa dipendono queste parole? Dal vostro ID allenatore, ovviamente. Ora, ammesso che esiste un calcolatore online che vi dirà esattamente le 4 parole da inserire, io dubito che questo esistesse nel 2010 e in Occidente non si è mai fatta menzione ufficiale di come ottenere queste ricompense, tenendole di fatti segrete per anni e anni. Francamente non ho idea di quale possa essere la probabilità di indovinare le 4 parole tirando a caso, perché non so quante ce ne siano nel dizionario di gioco. Però credo che rasenti l'impossibile, perché sono veramente tante. Spostiamoci avanti nel tempo, ad Alola, nella Valle dei Pikachu di Pokémon Ultrasole e Ultraluna. Al centro c'è una roulotte. Provando a entrare in questa roulotte verremo bloccati da un'animazione con dei Pikachu che ne escono. L'uomo a fianco alla roulotte tiene la conta dei Pikachu. Esiste tuttavia una possibilità, la cui probabilità non è nota, che al posto di Pikachu esca un Mimikyu. Un simpaticissimo easter egg condito dal dialogo che si sbloccherà con il signore di fianco, che ci dirà: guarda, hai le allucinazioni, non può essere. Questo è uno dei miei preferiti perché non è raro in termini statistici, ma è raro in termini di dedizione. Andiamo con ordine. Lorelei è la Super 4 di tipo ghiaccio della regione di Kanto nei giochi di prima generazione e remake. In Rosso Fuoco e Verde Foglia, con l'introduzione del Settipelago, scopriamo che lei è originaria di Quartisola, dove potremo visitare la sua casa natale. Lorelei colleziona poche bambole, come testimoniano le 6 presenti nella sua abitazione, che già sono abbastanza dati i pochi tile che compongono le case. Ma, perché c'è un ma enorme, Lorelei aggiungerà una bambola ogni 25 volte che batteremo la Lega Pokémon. Possiamo aggiungerne al massimo 8 in più per un totale di 14 e quindi significa 200 ingressi nella sala d'onore. Che poi magari qualcuno l'ha pure fatto, perché ai tempi si diceva di tutto sul battere la Lega Pokémon tante volte. E Mew, e andare nello spazio, e i vari Fakemon, chi più ne ha più ne mette, insomma. Il fatto è che questo è reale ed è puro completismo maniacale che noi adoriamo. Della stessa categoria è il nostro ultimo curioso evento, che rompe completamente il perfetto finale di Pokémon Nero e Bianco. Non si parla di probabilità statistiche, né di completismo, ma solo di una condizione sufficiente e necessaria, talmente difficile da soddisfare, che rende questo finale, se così vogliamo chiamarlo, impossibile per i più. In parole povere, può succedere a tutti, ma è altamente improbabile. Sapete perché vi faccio l'occhiolino? Perché un'altra cosa è decisamente improbabile: che io trovi una delle meravigliose gold alternative art di Zenith Regale in uno dei 2 set allenatore fuori classe che Federic mi ha mandato ormai 2 mesi fa. Sono in ritardo perché sono un pessimo lavoratore io, ma non siete assolutamente in ritardo voi se ancora non avete sbustato nulla di Zenith. Parliamo dell'ultima espansione del gioco di carte collezionabili dell'era di Spada e Scudo, che celebra quindi questo lungo viaggio durato anni, praticamente, con alcune delle illustrazioni più belle mai apparse su delle carte. Ma siccome questo è un set premium, tra l'altro ci sono 10 bustine e la carta promo nell'ETB. A coronare il tutto, le magnifiche carte di Arceus, Dialga, Palkia e Giratina, illustrate da Akira Egawa nell'inedito formato Gold Alternative Art. Come sempre il link lo trovate qua sotto nella descrizione, se preferite avete addirittura il QR code qui a schermo per scaricare l'applicazione. Mi raccomando, usate il codice AXO per acquistare sul sito, grazie al Federic Store, e noi questi ce li apriamo presto in live, poi vi farò sapere. Oh, però non mancate stasera, Soul Link con Pokétonks, l'ho detto, ho aspettato questo momento qui, l'ho detto. Ci vediamo. Alle 21. Quindi, dicevamo, Reshiram o Zekrom sono la prima cattura obbligatoria della saga Pokémon. Difatti, arrivati alla battaglia, se dovessimo sconfiggerli o essere sconfitti mancando la cattura, dovremo riprovare ancora, ancora e ancora finché non ce la facciamo. Altrimenti, N e Gechis non li possiamo battere. A meno che 24 box, per un totale di 726 Pokémon catturati. In parole povere, se per qualche oscuro motivo doveste aver riempito i box del PC sovraffollandoli prima della fine della storia, il gioco vi farà proseguire anche senza catturare il leggendario. Ma non è finita qui. Nel postgame, infatti, questi sarà catturabile alla Torre Dragospira, dove N aveva evocato la sua controparte.
ci sarebbe un ultimo evento, talmente raro che è rimasto sepolto per oltre un decennio, riguardante un allenatore shiny in un gioco Pokémon. Ma di questo ne parliamo nel prossimo video, che vi giuro non uscirà fra 3 mesi perché l'ho già scritto. Iscrivetevi per non perderlo e se fosse già uscito lo trovate qui in sovrimpressione. A presto!